Ciao a tutti cari amici e benvenuti con me. Ciao a tutti cari amici e benvenuti con me in questo nuovo video. Oggi siamo tornati su Clash Royale e come potete vedere sono riuscito a beccare un baule magico di Arena 6. Ragazzi, direi che possiamo fare questo bellissimo spacchettamento, però ovviamente partiremo dai bauli omaggio. Allora, oro. Oh raga, c'è scritto 3 là. Se le prossime non sono gemme, ragazzi, c'è una probabilità che ci sia un'epica. E che cacchio, sono gemme. Vabbè, dai, barbari. Stregone. Stregone, lo stregone serve. Lo stregone serve. Ok, andiamo qua. Vai fornace, vai fornace, che pure quella mi serve. Ok, e delle frecce. Direi di passare ai bauli d'argento. Ok, 46 d'oro, una torre bombardiera, inutile. E 7 Tesla, pure inutilissimo. Ok, oro. Ancora Tesla. Domatore, il domatore potrebbe essermi utile. Passiamo al baule d'oro. 157 di oro. Il mortaio. Ah, la prima carta, la prima volta che mi esce il mortaio quando sono in arena 6. È strano però che sia la prima volta. Wow, i barbari sono a 99 su 100, tanto non li potenzio lo stesso. Gli sgherri e gigante. Vabbè, vabbè. Passiamo al baule della corona, ragazzi. Siamo nella top 2 dei bauli più importanti da aprire oggi. 403 d'oro. Gemme, mannaggia, le gemme non dovevano uscire. Scheletri, mortai. Alla faccia dei mortai. E mi ha dato 5 torri bombardiere. Ragazzi, siamo pronti ad aprire questa magica. Vai! Allora, 522 di oro. 15 cannoni, 22 bombaroli, questa mi serve, 23 mortai, ragazzi sto facendo la farm di mortai in pratica, 4 stregoni, ottimo, 5 estrattori, 6 giganti, ragazzi, l'epica, orda di scheletri, la prossima volta 3, sì dai! Dai che si passa al 3 l'orda di scheletri, però mi sa che non la passo proprio adesso, che bello! Ok, nel frattempo posso pensare di potenziare il bombarolo, infatti lo potenzio subito. Perché a 7 è una bomba il bombarolo. Vabbè, direi che possiamo fare qualche partita in arena 6. Perché dopo questo, raga, veramente si deve sfondare per forza. Sono carico oggi. Oggi sono carico. Oggi non si pareggia, si vince. Cacchio! Ho la torre centrale al 27. No! Stronzo! Dai! No! La violenza! Oh cacchio! No! Ok, dai, andiamo. Allora, buona mano e direi di partire. Lo spawner no. Per favore tutto ma non lo spawner. E allo spawner. Porca puttana. Vabbè dai. Dai, speriamo di fargli le torri in tempo. Facciamogli le torri in tempo prima che diventi un vero pericolo per l'umanità. Perché io le carte per danno ad aria ce le ho. Ah, io le carte per il danno ad area ce le ho. Il problema è usarle prima che lui usi le sue. Ecco, cannone ignorante. Ragazzi, vinco contro questo spawner. Oh no, forse non ci siamo capiti. Drago infernale no. Oddio, il drago infernale. Siete seri? Dai, è fattibile. Cioè, non è diventato ancora troppo pericoloso. È diventato pericoloso. Ok. Mi sa che la torre me l'ha fatta. Me l'ha fatta di brutto. Sì. Mi ha fatto la torre. Ci posso fare niente cambio. E allora posso andare solo sulla centrale. Posso solo mirare alla centrale. Perché dall'altra parte viene troppe truppe. Ok. Guardala l'orda di scheletri. Guardala se gli faccio. Oh, raga. Sì, ho battuto lo spawner. L'ho battuto colpendo in tempo. Madò, raga.
Ma no, che potenza! Ho fatto pure tre cor... Ne vedi ste tre corone, fratello? Ecco, tre sono. Mamma mia, andiamo a sbloccare questo così a caso. E dai, facciamo un'altra bella partita. Mamma mia, ne vedi quelle tre corone, mio caro Spoiler? Bene, osservale, osservale. Continuerà impresso nel cervello il numero 3. Ok. Tu parti di principe, io parto di Spoiler. Il mio Spawner, diciamo. Non è proprio Spawner, però è quel pizzichetto che non fa... Ah, ok, anche ora aspetto. Che palle. Tutto lo specchio io li odio, perché copiano le carte OP. Goblin, goblin. No, mannaggia, mannaggia, mannaggia. Ok, ok. Sperando che non ha le frecce. Non mi guarda peggio, di peggio. Questo è brutto, questo è brutto. E mi paro, e mi paro. Però gli spiriti fanno paura. Mi tiene ad un livello esagerato. Oppure, pure, ma che cacchio di deck tiene questo? Adesso mi fa l'aspetto. Sul domatore giuro che lo sfondo di botte questo. Ok. Trepone ignorante malignaggia. Non fai troppo tanto che mi aveva fatto tutti. Ai goblin lancieri, proteggete così un po' a caso. Cacchio, cannone, cannone, attenzione! Mannaggia, mannaggia. Ah, però, 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 però. Però mi sono protetto. Ok. Sono in una bruttissima situazione in realtà. Però se riesco a pararmi. Ok, ok. Se faceva il secondo attacco era un problema. Ok. Allora. Cacchio, cacchio. Questo gioca benissimo. Ah, questo sarà difficile da battere. No, 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 l'orda di scheletri no. Ok. Lui non aveva la, la... Non aveva le frecce. No, non ce l'ha fatto. Mi gioca più che altro di carte potenti. Riesco a parare. L'orda di scheletri, perfetto. Probabilmente ce la fai un po'. Gli spiriti, gli spiriti. Cacchio, cacchio. Gli schermi, cannone ignorante a caso. No, 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 no. Parateli, che cacchio. Ok. Ho buttato una scarica. Oh cazzo. Quella da quando la tiro? Non lo voglio sapere. No. Non abbia altre carte con danno a dare. Aia! Brutta mossa, brutta mossa, carta sua. Però c'ho il becca, ragazzi, il becca. Questo cappello fa qualcos'altro. Il cattivo il domatore. Eccolo, eccolo, cannone, cannone, cannone. Molto bene, raga. Partita un'ansia perché ho la torre a 155 di vita. Come la faccio a sopravvivere? Ok, ok. Ragazzi, ho buona trappola a parte adesso. Allora, distruggo. Ma mi sembra. Ok ragazzi, qua. No, 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 no! No, 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 struttore! Come ho fatto a parlare? Non ho visto. Oh, oh! Sì! Sì! Sì, ragazzi! Sì, ma to che culo! Che culo, avevo visto già una sconfitta, raga! Mi ero già visto morto a terra a causa di quel domatore! No, raga, questi scontri veramente mi mettono ansia addosso. D'accordo, ragazzi, direi che posso concludere qui il video. Se vi è piaciuto lasciate un commento, mi piace. Se volete tutorial o informazioni riguardo al gioco, al canale, a me, e ho 69 gemme. E ci vediamo alla prossima, ragazzi!